I rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL della provincia aquilana, nell'ambito delle 4 ore di sciopero decise dalle rispettive segreterie nazionali, uniscono le forze e le voci per riportare al centro dell'agenda politica nazionale le problematiche di un territorio che, ancor più del resto d'Italia, soffre le conseguenze della crisi economica che sta flagellando l'intero sistema paese. Un'Italia, spiega Michele Lombardo di UIL, che a causa del lassismo delle istituzioni, Ministero dello Sviluppo Economico in testa, ha rinunciato a fare programmazione economica, limitandosi invece a gestire i momenti di crisi, di fatto abbandonando la via della produttività con evidenti ripercussioni sul sistema dell'occupazione. O siamo in grado di ripartire da un sistema virtuoso dove si ricrea possibilità di lavoro, o noi continueremo solo a giocare in difesa e a gestire fasi drammatiche o di chiusura, ma se ci va bene, di riduzioni drastiche di personale. Una stasi che a livello locale produce un diffuso malessere sociale. Non solo all'Aquila, dove la già difficile congiuntura economica si va ad incardinare con la mancata partenza dei processi di ricostruzione, ma anche nei territori di Avezzano e Sulmona. Viviamo ormai da ben oltre 5 anni una crisi drammatica dal punto di vista industriale. Abbiamo una Valle Pedigna che è ridotta davvero all'osso. La crisi industriale del territorio della Marsica ogni giorno ci consegna nuove vertenze e nuove procedure di mobilità. Abbiamo il problema della ricostruzione dei nostri territori, del cratere e fuori del cratere, perché anche i comuni fuori del cratere hanno subito danni dal terremoto, e la legge di stabilità deve dare alcune risposte che sono fondamentali per affrontare i nostri problemi. Secondo i rappresentanti sindacali, l'intero territorio provinciale avrebbe la possibilità di cominciare una difficile strada verso la ripresa, ma per fare ciò bisognerebbe superare lo stallo istituzionale che allo stato attuale impedisce di spendere sia i fondi FAS destinati alle aree di crisi, sia quelli per l'istituzione del polo turistico e culturale in Valle Peligna, e sia ancora le risorse derivanti dal 5% dei fondi riservati per la ricostruzione, la cui prima tranche è quantificata in 100 milioni, e dovrebbe essere destinata a progetti di sostegno alle attività produttive, in particolar modo nei settori farmaceutico ed elettronico. Già domani noi chiederemo un incontro urgente ai coordinatori degli uffici speciali per la ricostruzione, che fanno parte del comitato di indirizzo per spendere quelle risorse, alle istituzioni, per chiedere come mai i progetti che hanno avuto già l'ok non vengono finanziati subito. E quindi lì verificheremo dov'è il tappo e denunceremo i soggetti che stanno impedendo di spendere le risorse.